Io non parlo, fatto quotidiano non parlo sicuro. Mostrazione di affetto per una persona che è stata corretta, ecco, è stata corretta fino adesso. Ma era opportuno in un momento in cui l'indagine è ancora in corso fare questa iniziativa? Secondo me sì. Anche se ci sono dei reati piuttosto gravi, delle amicizie imbarazzanti, insomma. Un rapporto di amicizia. Ma questo diamante. Non racconti qual è il... Era del PD? Il PD, sì. Voi siete del PD? Sono del PD, sì. Soprattutto vogliamo che venga alla luce i fatti come realmente sono avvenuti. Sicuramente degli errori saranno stati fatti, perché non possono essere degli abbagli, però non in questi termini. Non era meglio chiedere i risultati delle indagini, visto la gravità delle accuse che vengono mosse al vostro sindaco? Questo è un giudizio già dei giornalisti anticipato. Noi che conosciamo la persona siamo sicuri che non è coinvolto in questi giri di malaffare, anche se può avere commesso dei piccoli errori. Che la 'ndrangheta possa tentare di infiltrarsi nelle istituzioni mi pare che sia una cosa nota a tutti, che poi realmente Marco si sia lasciato coinvolgere non credo proprio. Mandaglielo giù ai magistrati e fargli capire che Rusconi non era con la mafia, far vedere quanta gente c'è qua. Io sono stato assessore 25 anni, che fatica che si fa a fare l'amministratore oggi, perché la gente che viene a parlare assieme non la conosci, non puoi conoscere tutta la gente che ti viene a parlare assieme, da che parte stanno. Certo. Tu tante volte parli, io ci ho parlato con tanta gente, potevano arrivare anche a me gente così, sono stato fortunato.